sto guardando, bene o male sono giusti, però poi gli ultimi 10 minuti, 5 minuti vi spiego un altro modo che potete usare. Però sono giusti, va? Allora, hanno consegnato Di Stasio, Gaina, Medina, Ottaviano, Ovia e Tabolato. Brian, che significa non me lo fa fare? Non mi apre Excel. Prova a scaricarti questo. Aspetta che te lo scrivo. Scaricate. Prof, dato che io lavoro dal telefono, faccio fatica a farlo. Posso tipo mandarglielo oggi pomeriggio quando lavoro dal computer? Va bene, va bene. Forza che ne mancano qui a consegnare ancora. Mancano 10 minuti.
il mio è arrivato. Vediamo, tu sei? Sasso. Sì. Ok, grazie. Prof, il mio ti mette tanto a caricare, quindi io sto guardando, cioè lo mando nel mio telefono e poi lei lo mando a lei. Nel Non mio ho capito. telefono. Non c'è problema, aspetta, adesso glielo mando. Vabbè. No, va bene, li avete fatti giusti. Adesso vi spiego un altro modo di farlo, per poterlo fare. Comunque, sono giusti. Mi è arrivato Aio, Mi è arrivato. sì, però aspetta. Eh no, ma qui mi è arrivato una serie di cose, ma non so. Ah, non so come mandarlo perché la tablet ci mette troppo. Va bene, niente, lascia perdere. Ora tanto spiego come farlo. Riprova, non so. Allora, vi spiego quest'altro modo per poterlo fare. Un attimo che condivido. State vedendo? Sì. Allora, sto scrivendo dei numeri a caso. Mi si vede. Scrivendo dei numeri a caso per farvi capire. Allora, ora qui mettiamo uguale somma, apre parentesi tonda. Al posto di prenderli singolarmente, potete vi posizionate in A1 e lo trascinate giù. E vi fermate qui. Chiude parentesi, invio. Queste si chiamano celle contigue perché sono le prendiamo tutte. Si chiamano celle contigue. Quindi, oppure uguale somma quando vi diceva di prendere per esempio soltanto A1, A3, A6 dovete fare tenendo premuto il tasto control, cioè che sarebbe CTRL, tiene premuto e selezioni A1, A3, A5, insomma, quelli che vi interessano a voi. Lasciate e chiude parentesi. Queste si chiamano celle non contigue. Va bene? Sì. Ok.
Va bene, ragazzi, chi non ha consegnato, magari fra 10 minuti, insomma, non so, quando lo fate me lo consegnate. Noi ci vediamo domani, mi sembra. Sì, va bene. Allora, Va domani. Allora. bene. Arrivederci a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci. No, ma io oh, è...
Oh, Stefan. Mattias, che cazzo vuoi? Mamma mia, sei bellissimo, rotondeggiante. Mm. Ah, gli altri? Oh! Sono morti tutti. Un po' di sonno, sapete. Ciao. Io ho dormito durante informatico, cos'era? Cosa non riesco fatto? A respirare. Perché? Oddio. Mi è finito appena un attacco di panico, credo. Scrivimi. Sto morendo di sonno, ora mi sa che dormo un pochettino. No, non è vero, durante le lezioni si studia. Vero, Luisa? Giuro di non avere Luisa in chiamata che dorme. No, no, chi io? Luisa? Ma Alessia, vuoi capire che Luisa è in doccia con me? Zitto, zitto. Ma... c'è il prof, fra! Davvero c'è il prof? No. Ah, ok, hai preso di me. Minchia, Wilson, mi ha fatto prendere un colpo. Wilson, ti giuro, mi ha fatto veramente prendere un colpo. Tampon di Mac. Oh, che sorso. Mi sento proprio a Rio de Janeiro. Dice, motherfucker. Motherfucker. Lasciamo. Wilson, domani dopo di me sarai interrogato il 22. Però tu sei prima di me. Sai niente. Gnagno. Oh, yes. Mattia, stai zitto perché io sto provando a continui a parlare, zittisci quella bocca che ti ritrovi. Tappala, cucila, c'è qualcosa, oh, ma non son, parlare. Cosa scegli? È difficile qua, eh. Raga, no, com'è? 9 o 7? Chi è? God, mutati. Bro, what are you doing? Yoga. Raga, ma che abbiamo ora? Abbiamo applicazione. Informatica. Basta, sei informatica. Abbiamo economia. I like Coast Coast. I like Thank you.
Io ho il microfono. Go, microfono. Go. God, microfono. No, è Zamanno. Poi continua a fare rapido il tuo microfono. Che cazzo è? Chi è che può fare? Oh, le Go. Tutto presente. God. Ah, no. Oh. Aio, basta, aio. God. Sono in bagno. God. Ok, questo mi piace. God. Senti, guarda fuori. Microfono, fra. Cosa vuoi tu? God. God. God, Valentina. Valentine is God. Valentine. La prof, God. Prof, la prof. La prof, God. Buongiorno, prof. Buongiorno, prof. Buongiorno, prof. Come on. È il tuo posto, lei? È Aio. È Aio che ha fatto musica. God. Guarda che coglione. Oh no, I hope I don't fall. God. Brava, brava. Oh, God. Hai. Ma quello fa porta, guarda che zema il muoco. Aspettate, aspettate. Però qualcuno che conosce come si chiama questa canzone, perché... Ma cosa è? Cari a te. Eh? Cari a te. Oh, mamma mia. Assure me di là, assure me non mi ne sono ancora male di me.
Ecco, senti questa. No, raga, io non... Ma che cazzo? Aspetta, no! Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Raga, che dobbiamo avere adesso? Stop, make a pause. Ma adesso abbiamo anche una mia. Oh god. Cosa? Basta. Tagliati. Oi Steph, cosa abbiamo adesso? Economia. God, continuare. Prova, basta, minchia. Minchia, God, che cazzo di me? Che cazzo però? Penso in me mai. Questa volta lo già. Se mi butta fuori, non posso entrare per 2 giorni, quindi non puoi buttarmi fuori. Ne... Chi è l'amministratore? Noemi. Noemi, buttalo. No, perché dopo va a fare i problemi lei. Cazzo. Neima. God. Dimmi. Clips or blood? Crips, aspetta un attimo. Ciao bruttissimo, come stai? Buongiorno. Buongiorno. Tutto a posto, ragazzi? Sì, lei. Tutto a posto. Facciamo l'appello, mi sa che ci siete tutti, 14. Ma facciamo... la prof non c'è? No, ragazzi, la prof... credo che no. Quando... No, la prof di economia? Sì, ma quando è che verrà? Tipo, perché mi ricordo aveva detto che... Non, cioè, non ho capito, te detto... mi hai detto? Quando mi ricordo che aveva detto che per un po' di tempo non ci sarà. Lo so, ma probabilmente arriverà una nuova professoressa, quindi non lo so. Ma quando. Come? Sì. Ieri ho visto sul sito che stavate cercando i professori, sì. Che urgentemente. Ma la professoressa Civilisi non ci sarà più. Buongiorno a tutti. Buongiorno Maria Concetta. Ciao. Non ti so dire, Nagela, cioè, penso di no, non lo so. No, perché non sta bene la prof? Come? Perché non sta bene. Sì, per ora sì, però credo sì. Non vi so dire, ragazzi, in questo momento. Quest'anno però ritornerà. No, credo non lo sta. Non vi so dire in questo momento, ragazzi. In giro affezionata. Ma cos'è? Non c'è Valeria? Non c'è no, Valeria? Credo che per un po' non ti va. Non so. Dire. Vabbè, facciamo l'appello. Amala è assente. Aio, risulti assente. Ma mi sembra che tu sia... Da quando Dio no. Ma risulti assente, Aio. Mi metto che sente da adesso o glielo dice al professore delle prime ore? Le prime ore cosa c'era? Matematica? Non lo so io, tu lo devi sapere. Ah, c'era quel prof, ma io gli ho detto che sono entrato. Non può togliermi l'assenza di quel prof. Io ti posso mettere che sei qui adesso, io. No, presente adesso. Sì, però se metto presente adesso, dimetto che sei entrato adesso alle 11:45. Capisco, però io ero presente anche prima. Devi parlare col professore, allora.
Ma io non c'ho voglia di chiamarlo. E lo dimetto che sento adesso. Dai, va bene. Però quel prof fa sempre così, oh. Sempre che mi mette assenze. Non piace questa cosa. Canta ancora. Ma chi era? Quale professore era? Quello là, sì. Informatica. Gagliardino, no? Qualcosa del genere. Ah, il professore Gagliano. Gagliano. Capito. Benabba. È assente. Breman. Presente. Distasio. Presente. Ela Cab. Presente. Gaina. Presente. Melina. Presente. John. Presente. Buongiorno John. Nasrul. Presente. Ottaviano. Buongiorno. Ovia. Wilson. Sasso. Sasso. Ragazzi, c'era prima Alessia Sasso? Era presente? Prima sì, ma aspetti, vedo se c'è anche ora. Sì, prof. Sì, prof, era presente, o probabilmente sarà uscita ora per qualche roba. Ma c'è anche ora, c'è anche ora. Poco fa. E ma non risponde. Questo è... non lo so. Forse sarà andata in bagno. Perché... presente. Topolog. Topolog. Non c'è nemmeno Topolog. Maretto. Sì, prof. Il Vasconcelos. Brian è uscito? Quando rientrano poi gli scrivo un messaggio perché per ora sono assenti. E allora, Anas. Ci sei, Anas? Sì, prof. Ok, allora io ho visto quello che mi hai mandato. Li avevo mandati ieri. Li avevo allora, mandati due, tipo gli avevo mandato il link di uno e poi l'altro tutto completo. Perfetto, allora tu mi hai chiesto che non potevi farli su Excel, benissimo. Sì, li puoi fare su quaderno. Il PC di mio fratello. Come? Ho usato il PC di mio fratello. Ok, però mi devi mandare, e se li fai sul PC non mi devi mandare la foto. Mi devi mandare il file. Cioè, non sono riuscito a mandarli. E allora, li fai sul quaderno, li fai sul quaderno, e mi scrivi tutti i passaggi con tutte le formule, e mi mandi la foto. Ok. Ok? Sì. Ok, adesso correggiamo tutti gli altri. Chi ha avuto difficoltà a fare l'esercizio? Brian, da quanto ho capito. Come? Brian, da quanto ho capito. Non si sente bene, Stefano, dimmi. Brian, da quanto ho capito, perché ieri si lamentava sul gruppo che... Brian, ho capito. Brian, io sto cercando in tutti i modi di valutarlo, ma una volta non gli funziona internet, una volta non riusciamo a fare l'esercizio. Fa furbo, fa furbo. Brian, ci sei? Sì. Non riesce ad attivare questo microfono? In nessun modo. E niente, sarà valutato quando torneremo a scuola. Ma oggi cosa facciamo se la prof non c'è?
Sempre su Excel. Niente, ragazzi, correggiamo l'esercizio che avete fatto ieri per vedere cosa avete fatto. Ah, ok, va. Ma l'abbiamo fatto in classe. L'abbiamo fatto anche ieri. E ricordo, ragazzi, ma economia deve esserci il professore per spiegare l'argomento del, con me, e possiamo fare Excel e Word. Io sono il professore di laboratorio di informatica, quindi... ma è monotono, cioè, è proprio le stesse cose di ieri, proprio. Stefan, questo dobbiamo fare, questo è il programma per fare... Avete fatto la fattura con la professoressa e continuiamo sulla fattura. E non è un altro esercizio. Esatto. Un altro esercizio? Oggi no, perché volevo correggere questo qui. Per vedere come l'avete fatto. Però più tardi lo posso caricare e lo fate con calma per, per la prossima lezione, sì. Mm-hmm. Questo possiamo fare. E poi quello lo valuta. Ma questi sono sempre valutati, ragazzi. I voti che ho messo io, sempre messi sugli esercizi che avete fatto su Excel. La professoressa va sempre valutato per quanto riguarda le interrogazioni di economia, la verifica che avete fatto di economia su Google, su moduli di Google, mentre io ho valutato sempre gli esercizi che avete svolto su Excel o, mi sembra, anche su Word avete fatto qualcosa. Anche su Word. Esatto. Bravo, John. Allora, io qui c'ho Alessia Sasso, vediamo se l'ha fatto per bene, è giusto. Ah, non c'è Alessia al momento. Ah, io non l'ho consegnato. Allora, Distasio, vediamo se è corretto. L'abbiamo fatto insieme, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Sì, gli ultimi passaggi li ho fatto insieme. Sì, sì, eventi, ok. Il tuo è corretto. Anas, mi raccomando, mandami gli esercizi, perché ti devo valutare a te, mi raccomando. Va bene, prof. Brian, la stessa cosa. Se non si possono vedere. Stefan, l'abbiamo fatto insieme. L'avevamo fatto insieme, prof. Sì, sì, mi ricordo. Sasso, appena torna lo controlliamo. Medina. Docs. H13 per C13 più G13. H13. C'è Chiara Medina? Chiara, ci sei? Sì, prof. Stavo facendo difficoltà ad accendere il microfono. Ok, H13 è fatto per C13? No, io qua mi sa che ho sbagliato. No, il risultato è giusto, ma non so perché. Docs.it. Perché se non mi sbaglio ho fatto prezzo unitario per il... Per quanti danni? È per il privati. Ma c'è una coordinata in più, G13 più G13. Forse per sbaglio ho schiacciato il G13 e dato che non c'era nulla. E dove c'è l'IVA?
No, comunque, ok, no, è giusto. Lì non so perché ha messo 13, vediamo qui, ok, 18 per 5 diviso 100. 22 per 31. Tutto corretto. Ok. Poi chi c'è? Najla non l'ha mandato, Wilson nemmeno. Wilson. No, prof, io non l'ho mandato perché io ieri non te l'ho Excel, infatti glielo manderò sul quaderno. Ok, però mandami, non mi interessano i risultati, calcolati, farti con la calcolatrice, ma fai, metti le formule, va bene? Ok. Wilson, tu come mai non l'hai fatto? Ah, perché ieri non c'ero, sono andato via alle 12. Ok, però visto che gli esercizi già ne abbiamo fatti altri due sulla fattura, sai come si fanno. Sì, lo puoi fare oggi e lo mandi. Va bene. Inizia a farlo. Se hai qualche difficoltà mi chiedi. Tabolata, vediamo com'è andata. Ed ha fatto. Non mi può entrare. Allora, tabolata, se riesci a mandarmi il file direttamente su Classroom oppure tramite mail è meglio. Però l'ho inviato. Mi hai mandato il link, sì, l'ho visto, però non riesco ad accedere a quel link. Ah, vabbè, ora provo. Devi accedere... pure tramite mail, non ti devi accedere con account. Lo so, lo so. C'è l'account. Ok. Ma io nemmeno io l'ho fatto l'esercizio. Io ci sei? Ecco. Allora, ragazzi, datemi un attimo, visto che avete voglia di fare un altro esercizio, che lo trovo e lo inserisco. Non per il telefono, no. Sei riuscita a inviarlo l'esercizio, Anas? E Topolo, ci sei riuscita?
Anas, è la CAB? Sì, prof. Ok, l'hai mandato l'esercizio? Non ancora, prof. Non ancora. Topolog, stai tentando di inviarlo? Professore, mi hanno già tutto scatti, mi ha chiamato. Sì, no, avevo messo anche l'assenza, sì. Ah, e non mi andava cioè, non riuscivo proprio più a parlare, non sentivo niente. Aspetta, ti tolgo l'assenso. Ok, Alessio, stavo controllando anche il tuo compito, non l'avevo controllato perché comunque non c'eri, vediamo se riesco ad aprirlo. Ok, è quello. Alessia, Sasso? Sì, prof. Non hai fatto i calcoli con, non con Excel, ma con la calcolatrice li hai messi direttamente. È vero, prof, mi sono confusa. Glielo rifaccio. Ok. Prof, li è arrivato. Dove l'hai mandato, su Classroom? No, tramite email. Per email. Sì. Vediamo se va bene. La parte dei calcoli va bene, devi completare solamente la parte dove dice consegna, trasporto, imballaggio e pagamento. Che è quella? Hai capito, tabulata? È proprio. No, quale? E allora c'è la parte da completare dove c'è scritto la consegna, come avviene la consegna, come avviene il trasporto, l'imballaggio, il pagamento. Aspetta, ti faccio vedere. Accedi ancora. Posto retro. Nine. 3, 2, 4. Eccola qua. Qua devi scrivere qui consegna, come avviene la consegna, come avviene il trasporto, se l'imballaggio è gratuito o deve pagare qualcosa e come avviene il pagamento. Questo non c'è niente. Ok? Di Office. Brian, tu riuscirai a mandarmi qualche esercizio? Sei l'unico che ancora non ho potuto valutare. Funziona. Si lamentava con te ieri, Stefano. Brian. Google Word. Il tuo telefono, ok.
account funziona Xbox. Smettiamola, Stefan. Comunque ora ho visto su Classroom che avete fatto un altro esercizio durante le vacanze, quello sulle società. Sì, ma io non capisco, dovevo guardare il video e fare il riassunto. Fare il riassunto. Io non l'ho capito. Non avevi capito come farlo? Non avevi capito male. Troppe società. Sto leggendo quello di Stagio. Esistono dei tipi di società come un'impresa familiare, società semplice, società di persone, di capitali, cooperativo. Prof, il mio l'ha letto. E chi sei? No, non l'ho letto, adesso controllo. Prof, il mio non lo leggo perché l'ho sbagliata. Nemmeno il mio, perché io ho scritto cose a caso. Cioè, anzi, no, forse ho fatto giusto, non ricordo. No, mi sembra che tu già l'avevo visto. È scritto, non so dove l'hai scritto intanto. Cioè, il mio? Programma. Dove l'hai scritto? Sul blocco note? Sì, su Notepad. Quello di Vistasi è abbastanza sintetico. L'ha copiato da me. Che? L'ha copiato da te? No, sto scherzando. Il mio prof. E chi è che ha parlato? Sasso. Ciao Narla. Sasso. Microsoft. Società di persone, Microsoft. Società di capitali, società cooperative. Di nuovo la cao. Difesa sulle persone di capitali. Di il prof inviato su Classroom. Poi puoi controllare il mio. Prof, ma ho messo un'altra. Come? Ho detto che mettevo un'altra. No, ragazzi, devo preparare. Un'altra buono. Lo facciamo. O lo fate a casa la prossima settimana, perché mi sembra non ci vediamo più nelle ore di economia aziendale. E allora, stavo vedendo quello di Sasso. Ti ha messo anche un commento personale. Scegliere le società responsabilità limitata perché in realtà il patrimonio personale mettendo a rischio solamente la quota conferita nella società. Va bene, tu va bene. Najla. Un momento. Ma non c'è. Come non c'è? È catta. No. Nessun file allegato. Non è Basta. Vero. I compiti. Devono essere fatti, eh? Ma come no, prof, mi sta prendendo in giro. No, ma stiamo parlando del compito che avete fatto durante le vacanze sulle società. Le società. Sì, sulle società. Non c'è. Meno male che ti piaceva. Non c'è. Su Classroom, ma non c'è. No, l'ho mandato sulla mail. Perché non riesco a mandare. L'hai mandato anche a me? No, gliela mando ora subito. Ok. Provo il computer inviato. Vai, guarda sulla chat. Come tabulata? La Microsoft. Tabulata c'è. Semplice, cioè di persone, società di capitali e cooperative. Sì, non vi siete, diciamo, spiegati tantissimo nello scrivere, però quantomeno avete deciso, avete scritto le varie società, no, quali sono. Quello di Excel. Come, tabulata? Quello di Excel inviato su Blair. Quello di Excel? Sì. Ok. L'avevi inviato già, l'ho controllato.
Va bene quello di Excel. Ah, da Microsoft. No, non è arrivato. Prof, gliel'ho appena mandato. Quello col... Chi è che ha parlato? Nasla, sulla mail. Ok. Aspetta che aggiorno. Allora. No, ancora non è arrivato. No. Non è ancora arrivato Nasla sull'email. Adesso controllo nuovamente. Dovrebbe esserle arrivato, gliel'ho appena mandato. Ok. È arrivata? Aspetta. No. Skype, WhatsApp. A chi gli fai 5 tunnel, Stefan? A Brian. Perché Brian è difensore e tu sei attaccante, com'è la situazione? No, siamo entrambi attaccanti, solo che... Di due squadre differenti? Sì, e di solito si prende il tunnel. Ah, ok. Beh, è domenico.ponente sisloboselli @.edu.it. Esatto. I difensori chi sono che si prendono questi tunnel da due attaccanti? No, ma lo fa... No, noi andiamo... Gli allenamenti non li facciamo ancora perché non si può. Su iBox. Li facciamo, ma siamo in squadre diverse. Lui. Però andiamo a un campetto e ce le andiamo. Tipo, in tu e Brian da soli. Ecco sì. Perché Brian non fa gli esercizi. No, però io li faccio però. Tu li fai e tu lo devi aiutare però. Io, il patto era che se si prende tunnel non gli mando i compiti. Quindi se si è preso il tunnel non gli mando dei compiti. Vai, mi devi impegnare allora, non prendere tunnel da Stefan. Vai, andando così prende su bel 3. Mi dice, documento rinviato in coda. Allora, è scritto domenico.ponente. @boselli.edu.it. Esatto. Stai inviando con l'email istituzionale, sì? Sì. Non lo so perché. Oggi finite le due, ragazzi? No, all'una. All'una. Ma sarà un unico voto con l'economia? E il mio? Sì, sarà un unico voto? Sì, è una media. Quindi non si sa se Valeria ritorna, non sappiamo. Ma che contratto aveva? E allora, lei era una supplenza sul titolare, praticamente. Supplenza breve. Fino alla vacanza di Natale, allora. No, andava fino a fine febbraio, forse. John. E allora torna. Non lo sappiamo. Vabbè. Io penso di no. Vabbè. Message. Infatti non so, questo devo chiederlo. Microsoft. Si può lasciare solo se si ha una supplenza fino alla fine dell'anno, fino al 30. Oppure lasci perché non hai altro. Cioè nel senso... appunto, però diciamo solo per supplenze fino alla fine dell'anno scolastico. No, riguardante la scuola, sì, è giusto quello che dici, no? Dico, penso, no? Sì, ma se lasci per altri lavori, poi lasciare. Ah, certo, ognuno ha i suoi motivi, certo, è chiaro. Diciamo che questa DAD un po' ha destabilizzato un po' tutti. Sì, certo, allora il problema è non so se... perché non so se posso mettergli i voti di economia, cioè agli scrutini parlo. Boh, prof, al massimo posso leggerglielo io. Questo.
Questo, sì, un attimo, Nacho, questo non lo so, cioè, dovranno chiamare un sostituto se non torno. Boh, non lo so neanche io. Però i voti ci sono per questo quadrimestre, poi non lo so. Quello di Excel inviato su Gmail sopra, può correggerli. Sì. E Nacho, un attimino, adesso vediamo come fare. Riesci a mandarmi... Niente, l'email non riesce a mandarla. Sì, mi dice che è in coda. In coda? Mm-hmm. Può essere che è troppo piena le mie mail e non mi arriva. Aspetta. Ti dice che è in coda. Già. Mi dà l'impressione che sia le mie mail troppo piena. Ora controllo. Perché hai mandato sempre il link, quindi non riesco ad accedere. Per quanto riguarda quello sulle società, Nacho, aspettiamo, vediamo se arriva in giornata l'email, no. Se arriva l'email, altrimenti poi vediamo come fare, va bene? Ok. Può essere che c'è qualche problema nella mia email. Boh, non lo so, al massimo se... Ah no, perché non posso mandare, giusto? Come? No, pensavo di mandare tipo le screen via mail, gli screen per... però sì, è l'email il problema, credo. Comunque Stefano, a posto di fargli tunnel a Brian, potresti aiutarlo esercizio su Excel. Ma prof, lui va bene, lui deve fare il compito che c'era per oggi. Deve inviare tutti gli esercizi di Excel, ma già se ne fa qualcuno è una cosa buona. E io lo aiuto solo a uno, proprio perché oggi ho anche i miei compiti, però non posso. Certo, non ma... Vabbè, tanto ci vuole 5 minuti per spiegare. Nella mia gioventù ero un professore io. Microsoft. Quindi so spiegare molto bene le cose. Ok. Microsoft sono Word. Sarà contento anche Brian. Già, di studiare, di prendere il più contento, come le medie. Sulla mai... Ma lei c'era quando è successo la cosa con la cronologia? C'ero solo io, sì. Ah, ecco, c'era lei. Non posso dimenticarlo. Ma che è successo? Mi incuriosisce, che è successo? Aveva fatto un errore. Io lo racconto, Maria Concetta, quando siamo con in presenza il laboratorio. Ah, poi ve lo racconti, vabbè, quando sarà. Sì. Va bene ragazzi, riposatevi gli occhi, che fa male stare davanti al PC. Ma c'è ancora un'ora, tanto. Vabbè, vi potete disconnettere 5 minuti, a che ora inizia la prossima? Alle 12 di mezzo? Sì. Fino all'1 e un quarto. La prossima alle 12? 30. Ah, buongiorno, God Stein. Buongiorno, prof. Tu non mi hai inviato nemmeno gli esercizi. Ma io ieri non c'ero. Tu ieri non c'eri, mi sa che hai il voto troppo alto, mi manda entro oggi allora. Tutto la Microsoft Word.
mi sa che tu hai il voto troppo alto e bisogna abbassarlo questo voto. No, perché? Ah, quindi, ma quindi è basato così, no? Se io glielo mando, il voto diventa ancora più alto. Certo. Più esercizi fai, più alto è... Cioè, certo, è dai, dai. Basta che sono corretti. Sì, sì. Va bene, Maria Concetta, gli lascio questi 5 minuti ai ragazzi. Ok, ti saluto, allora aspettiamo notizie. Va bene, arrivederci. Questa eventuale sostituzione. Buona giornata. Ciao ragazzi, a domani. Una buona giornata. Ciao. Che account per la Gmail da com? Utilizzare Skype. Il mio profile di Roblox. Play. Guys, guys, listen to me. Listen to me. Mattias, rispondimi in privato. Cosa? Poco? Spalla in the chat. Oh, we're in chat. Go, man. Send me the picture, bro. Yo, what the fuck you doing, man? Jesus, nigga. What the fuck you say? Non dai, io per serio. Ciao. Che c'è? Cosa? Cosa? Ad una gangbang. Sì, che sono a dieta. Oh, my Jesus. Sono a dieta. Senti, levati dalle palle. Che stai facendo? No. Non dirmi che ho il microfono acceso. Sì. Porca puttana! Ma dove sei? La mia fratella che mi fastidiva, aiuto. Microsoft. Quanti sono? C'è praticamente tutta la class. Io odio. Io odio tantissimo. Siete mutati? Yo, oh my goodness. Jesus is Lord. Oh my goodness, stupid bitch. This by me, chaba. God damn. Dai, oh, mi guardi. Damn! Jesus is love! What up, man? Profilo, profile. Tu leggi, eh? Leggi però non visualizzi, ok.
per il... Buonasera. Erano collegate male le cuffie. Da capmi mi chiamne. Punizione al mio account. Anche Skype. Ok, Brian, ora che sono finite le interrogazioni, rinnovo il dono della parola. Erano collegate male le cuffie. Genius. No, test. Micro. No, test. Lo mando su Google Dicks. Google Dicks. To Word. Condividi. Docs documento. Google Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Ça va bien. Parfait, je suis contente que tout ça va bien. Bon, alors, une question tout d'abord pour Brian. Brian, tu es là? Il est quoi? Tolga il microfono. Sì, però... Bene. Brian, Brian, devo chiederti una cosa. Allora, mi ha contattato la segreteria per chiedermi un tuo numero di telefono, perché è arrivato il computer o il tablet... che ti spetta, ma non sanno come chiamarti, non riescono a chiamarti. Ah, ok. Quindi se mi dai un numero di telefono, io lo do alla segreteria e oggi pomeriggio penso che ti chiameranno. Ok. Allora. Vai. 349. 349. 378. Sì. 8015. 8015. Questo è il numero di... Mio. Il tuo numero, ma un numero di un genitore, di un adulto? Perché magari la segreteria vorrà sì, parlare io... con... Mm? Sì, sì. Un attimo. Sì. 327. Ok. 458. Google. Sì. 6459. Ok, e questo è il numero di chi? Mia madre. Ok.
Va bene, perfetto, grazie. Quindi aspettati la chiamata della segreteria. Volevo dirvi, penso che avrete visto, non so se è già arrivata la sostituta, ma la professoressa Schifilliti è assente, sarà assente fino a inizio febbraio. Vous êtes connecté depuis un nouvel appareil. John Convencias arrobas instituto boceli.edu.it. Vous venez de vous connecter à votre compte Google à partir d'un nouvel appareil. Oui. Non lo so neanche io. A me ha contattato la segreteria e mi hanno detto che la professoressa sarà assente fino al 2 o 3 febbraio, se non sbaglio. Ma poi ritornerà. Non la sentiamo più. Coppia. Profile di Roblox. Proprio. Sì. È uscito il suo iPhone Burundi. Eccomi, scusate, la connessione è caduta. Sì, no, era caduta la connessione. Stavo dicendo di Sì, stavamo dicendo, quindi la professoressa Schifilliti sarà assente e verrà nominato un altro supplente, speriamo che arrivi al più presto. Quindi voi comunque riuscite a fare lezione perché la professoressa era in compresenza con il professor ponente? Sì, però non facciamo niente di economia, facciamo solo work, perché il ponente non può adesso. Eh sì, perché giustamente sì, lui è il professore della parte tecnica, informatica e lei di economia. Arriverà, spero, al più presto, non so però per quale motivo non sia assente, non ho idea. Dimmi, Nashla. Ma la professoressa ritornerà a febbraio, giusto? Sì, lei ha comunicato che sarà assente fino al 2 febbraio, se non sbaglio, dopodiché dovrebbe rientrare. Salvo imprevisti, però diciamo è quella la data ufficiale che ha dato. Ok, grazie. Prego. Altre comunicazioni? Sergio, una domanda per te. Non ricordo se mi hai detto se studiavi francese nella scuola da cui vieni. Facevi lo scientifico, Sergio? Sì, prof, ma non ho studiato francese. Francese non lo studiavi, ma l'hai studiato alle medie? Sì. Ok, quindi diciamo un'infarinatura generale ce l'hai. Un pochino, ti ricordi qualcosa? Sì, sì. Dovrai recuperare però un bel po'. Bene, allora, che cosa facciamo oggi? Voglio controllare gli esercizi che vi ho dato per casa, in modo da vedere se è chiaro l'imperativo. Completiamo no. La spiegazione, non è chiaro. Ma come non è chiaro? Io l'ho fatto, ma... Va bene, ora li vediamo insieme. Io non controlliamo... ho capito. Ok, va bene, li vediamo insieme. Vediamo insieme quindi gli esercizi. Ripetiamo quindi come si forma l'imperativo affermativo, completiamo la spiegazione dell'imperativo, vediamo come si fa la forma negativa dell'imperativo, come faccio a dire non disturbare, non uscire, la forma negativa, e basta. E poi al massimo rivediamo alcuni pronomi delle forme interrogative, però poi vediamo. Inoltre, vi voglio dire, venerdì noi abbiamo 2 ore di seguito, la prima e la seconda ora. In un'ora, quindi mezz'ora di quelle 2 ore che abbiamo, vorrei fare un piccolo compito in classe su una comprensione del testo. Quindi non ci sarà grammatica, ma ci sarà soltanto la comprensione del testo. Voltato.
Certo, valutato, oh. Sì. Quindi non c'è grammatica, però c'è, voglio capire voi a che punto siete, se io vi do un brano del livello che dovreste avere, che cosa riuscite a capire? Quindi ci saranno domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta, che vuol dire ci saranno domande a completamento, quindi vero, falso, oppure a risposta multipla, e altre domande in cui dovrete poi ritrovare voi la risposta e riformularla. Che cosa ho detto per le domande? Ve lo dico ora, poi ve lo ripeto anche per il giorno del compito. Quando c'è una domanda, dovete sempre rispondere in modo completo. Faccio un esempio. Se la domanda è dove si trova la Tour Eiffel, non voglio la Tour Eiffel si trova. Bravissimo. Non voglio a Parigi, ma voglio la Tour Eiffel si trova a Parigi. Perché mi serve questo? Perché mi serve capire voi se riuscite a strutturare una frase, quindi mettere il soggetto, che è sempre obbligatorio, coniugare il verbo, che appunto va coniugato con il soggetto, e poi trovare la risposta. Quindi si capiscono tante cose. Quindi ci segniamo, dunque, venerdì ne avremo, fate vedere, questo venerdì, il 15. Ma è cross. Tanto non c'è molto da studiare, è tutto... Per questo una lingua non può essere studiata in una giornata o di tanto in mente di voler fare bene un'interrogazione e quindi decidete di studiare. Non funziona così. Ci vuole una continuità nella lingua, perché soltanto con l'esercizio si imparano nuovi vocaboli, si capiscono alcune strutture. Quindi in realtà non avrete nulla da studiare, rivedetevi un pochino però la coniugazione dei verbi del primo gruppo, perché sicuramente per rispondere a delle domande... Ma non andava più, mi si era spento il computer. Ah, ok. Hai capito tutto, Luisa? Sì. Quindi, venerdì 15... 15 c'è la verifica, sì. Verifica con comprensione del testo. La verifica durerà un'ora. La verifica, noi abbiamo 2 ore venerdì, quindi calcolate che le 2 ore in realtà sono fatte di 45 minuti, bene o male sì, durerà 45 minuti e poi avremo un altro quarto d'ora, un'altra mezz'oretta per fare qualcos'altro. Okay. Oui. Ma quindi dopo di questa per anche una verifica sulla grammatica. Non lo so, poi vediamo. Per ora voglio fare questo esercizio in modo un po' più leggero, visto che avete anche meno tempo, non avete tantissimo tempo, visto che è venerdì. Vediamo come ve la cavate e poi ci regoliamo. Bon, allora faccio l'appello, d'accordo? Oui. Oui. Perfetto. Allora, God? Present. Salma? E l'absent. Ieri c'era, ragazzi? Cioè, l'avete vista nei giorni scorsi? Sì, c'era, ma ieri non mi ricordo, forse no. Dove siamo? Maria? Presente. Melissa? Presente. Anas? Presente. Stefan? Il è là. No. Chiara? Presente. John? John in... Presente. Ah, bonjour John, comment vas-tu? Tu va bien, John? Tu va bien. Perfetto. Non ti ho proprio sentito. Bon, importante. Tu va bien. Najla, elle est là. Sergio, il est là. Wilson? Wilson? Ora c'era Wilson. Però non c'è. Però era collegato fino a un attimo fa. Io però sono presente. Chi? Mattia. Ah sì, Mattia, ancora non sono arrivata a te, non c'è Wilson.
rientra Winston, non lo vedo, vestito. Alessia? Presente. Voilà. Noemi? Presente. Presente. Luisa? Presente. Allora. Mettiamo che Luisa è entrata. Perché l'ora precedente era così assente. Aspetta che sia uscita a quinta ora, 11.50. Ok, Mattias, Elena e Brian. Elena è qui. Voilà. Bon, on va controller les exercices pour aujourd'hui. Perché mi avete detto che erano troppo difficili. Sì, però, ma non è possibile, io durante l'ora di informatica ci sono stata pure risposto. Alle 12.50 se è vero, 11.50. Sì, prof. A che ora è finita l'ora? Alle 12.30, giusto? Sì. Eh sì, quindi è cominciato alle 11.45. Cioè, non, per questo dico che non è possibile. Non lo so, ragazzi. Quindi eri presente? Sì, prof, era presente. Sì. Ci sono, cioè, stamattina sono presente. Sì, forse Luisa ti ha messo assente quando ti ha chiamato, perché avevo chiamato tutte e due nell'appello e nessuno delle due aveva risposto. No, io avevo risposto. Sì, per quello. No, Ale, perché avevo chiamato prima. Infatti ci avevano detto di avvisare quando entravate, ma non avevamo capito se eravate entrati perché Luisa era lì e non avevamo sentito la sua voce. Io avevo risposto, infatti io ho detto poi al prof, e infatti io non ho la sensazione. Tu sei presente, Alessia. Ma perché... Prof, non lo so, cioè... Ma io avevo sentito anche Luisa. A me andava proprio male la connessione, infatti gliel'ho detto. No, ma ti ha messo presente in realtà. Ok. Dopo che l'hai risposto, ti ha messo presente. Quindi è inutile mettere la... Così, facciamo così, tolgo sia l'uscita in quinta ora e sia l'ingresso in sesta ora. Ok. Buono. Allora, vediamo i compiti per oggi. Riuscite a vedere il mio schermo? Oui. Ah, quali sono le difficoltà che avete avuto? A quale esercizio avete avuto difficoltà? L'esercizio l'ho fatto, invece l'altro, quello, il 3, non l'ho capito. Il 3. Questo con trasformare. Questo? Le frasi all'imperativo? Sì, trasforma le frasi. Sì. Ok, allora questo lo vediamo insieme. Allora, iniziamo dal principio. Quindi ripetiamo le desinenze dei verbi. Questo era un esercizio per ripetere il presente dei verbi del primo gruppo che terminano in ER. Bon, Nasla, vas-y, on va comme on sait. Allora, vous habitez où? Vous habitez où? Come lo scrivo vous habitez? Habite, con la E finale. Solo? E l'accento. Attenzione. No, aspetta, no. È la Z. Voilà. Ecco perché si legge vous habitez où. Perché la desinenza è Z, senza nessun accento. Fabian, continua Stefan. Nous habitons. Nous habitons. Très bien. Alessia, tu... Aspetti che non mi si apre il compito, mamma mia. Mamma vedi mia. Da me, vedi da me. Allora. Vai Alessia. Tu come lo scrivo? Ah, è così. E qui? E con l'accento. No, non esistono accenti nelle desinenze. Voilà,
Alessia, le desinenze del presente, più M con la S finale perché tu fai l'altra, no? Je. Detesto. Lo scrivo. Alessia. Mi sente, prof? No, ora sì, però. Okay. Detesto. Con l'accento, cioè con nella prima E che c'è l'accento. Ok, ma alla fine come lo scrivo? Normale, così, cioè detesto. Così? Sì. No, io ma... senza la R. Ah, ecco, je déteste senza la R. Vai, Brian. Fammi zoomare qua. Allora, il... siamo alla numero 3. Il... Sì. Bene, come lo scrivo? Qual è la differenza della terza persona singolare? Ent. Terza persona singolare, quella è plurale, hai ragione. Ent però è plurale. Quindi se ci fosse X sarebbe sent. Però è solo il, quindi... Posso provare io? Sì? La E? Solo la E. Sì, il chef. Che vuol dire il chef, Brian? Sai dir qua? Les autres, ça veut dire quoi? Che cosa vuol dire? Cerca. Cercare, lui cerca dei punti G, punto interrogativo. E Anas, dans la réponse, che scrivo di? Non? Non il letto le charge. Voilà, come lo scrivo le charge? Le charge, ecco. Voilà, oui, merci. Elisa. No, ragazzi. Dai, Anna, fai serio. No, ci sono. Dai, su, Stef. Dai, Elisa, dai. La 4. Va bene. Elle s'appelle Chloé. Elle s'appelle Chloé. E fai anche l'ultima, Elisa. Bene. No. Poi però le tre a chi è? Tutte però alla voiture. Sai dir qua le tren e sai dir qua la voiture? Ah, il treno e la macchina. Voilà, perfetto. Bene, questo esercizio non andava nessuno. Va bene, perché era dato un presente. Ora, che cosa succede? Capiamo se queste frasi sono al presente o sono all'imperativo. E se... se Noemi... Chi sei? Noemi? Noemi? Allora, vas-y. Tu parles lisez. C'est un présent ou c'est un impératif? Un présent. Che cosa vuol dire tu parles lisez? Okay. Come?
Tu vai al liceo, quindi tu vai al liceo, non è un obbligo, vai al liceo, c'è il tu, c'è il soggetto espresso, quindi è un presente. Andiamo avanti. Io. Dai, tutti, dai. Come? Imperativo. Imperativo. Da cosa rientra a casa. Rientra a casa, è un ordine, non c'è il soggetto davanti, quindi imperativo. Najla. Tu mangi troppo. Uh-huh. E, presente. Sempre tu mangi troppo. Tu mangi troppo. O con te, Najla, sempre. Mangi la pizza, uh-huh. Che è un imperativo, mangia la pizza. Mangia la tua pizza, no? La tua pizza ancora, sì, difficile. Prendi un tasso di tè. Mm-hmm. Prendi una tassa di tè. Attenzione, sì. Perché non è prend qua, è prendere. Ah, ho detto prend. No, hai tradotto male. Se prendi, non vuol dire prendete. Voilà, volevi dire prendete, mi hai detto prendi, quindi prendete una tazza di tè. Per te, che cos'è quindi? Indicatif, présent o imperatif? Non è imperativo. Eh oui, si sa, perché non c'è il V, quindi non abbiamo dubbi, è un imperativo. Ora, che cosa succede in questo esercizio? Dovete tradurre, dovete trasformare le frasi che sono al presente all'imperativo. Di conseguenza, che succede? Ci prova... Aspettate, se qualcuno non ha proprio parlato. Allora, Sergio, ci prova Sergio. Quanto bravo. Allora, numero uno, tu t'avvi e tu desti. Allora, che cosa vuol dire tu t'avvi e tu desti? Tu desti te lo traduco io, vuol dire immediatamente. Sabie vuol dire vestirsi. Quindi tu t'avvi e ti desti subito. Ti vesti subito. Oh, trasformiamolo in un ordine. Vestiti subito. Abbiglietti. Sì. Tutto tutto. Bene. Abbiamo detto, noi dovremmo riprendere il verbo così com'è. Però abbiamo detto che i verbi decimo gruppo, quindi terminano in R, perdono la S. Quindi sarà, il verbo si trasformerà in avvia. Poi questo non l'abbiamo visto. E ve lo dico ora. Allora, quando ci sono dei verbi riflessivi, quali sono i verbi riflessivi, ce li ricordiamo? Tipo pensare? No, i verbi riflessivi sono quei verbi che l'azione ricade sul, diciamo, l'azione che ricade sul soggetto, quindi mi vesto, vestirsi, per esempio, ditemi altri verbi, lavarsi, guardarsi, sono tutti verbi che hanno l'azione che ricade sul soggetto. Vedete che c'è questa particella S? Vestirsi, lavarsi, quindi se voglio dire io mi lavo, mi è la particella del verbo, l'azione ricade su me stesso perché io mi lavo, tu ti lavi. Ma in questo caso è un verbo riflessivo perché c'è questa particella t davanti. Chi è che si veste? Tu ti vesti, giusto? All'imperativo si dirà abbiglio tua tu vestito. Ora, Luisa, trasformiamo la seconda. Luisette se pre a diserra. Che cosa vuol dire questa frase? No, sincero. Silvia, tipo, voi vi siete... No. Vuzet, che vuol dire Vuzet? Questo lo sapete, Vuzet. Benissimo, voi siete? Luisa, fate parlare chi chiama. Vuzet pre, voi siete. Pre vuol dire pronti, quindi voi siete pronti alle 10. Ora diamo un ordine.
siate pronti alle 10. Dunque, attenzione, innanzitutto la cosa più importante dell'imperativo è che non ha, aspettate, fate riflettere le persone, non ha il soggetto, quindi dobbiamo togliere il V, giusto? Poi, abbiamo detto, il verbo essere è irregolare, quale sarà l'imperativo del verbo essere? Chi se lo ricorda? Andatelo a vedere. Era sua IE, se non mi sbaglio. Benissimo. Quindi, sua IE. Sua IE 3, non posso fare l'accento più complesso, se non lo riconosce. Quindi, sua IE 3 a Disert. Che cosa vuol dire, Luisa? Sarete pronti alle 10. Siete pronti alle 10. Siate, ordine, un ordine. Siate pronti alle 10. Bene. Chiara. Allora, tu sei amable avec la voisine. Tu sei carino con la vicina. Tu sei gentile con la vicina. Dobbiamo dare un ordine. Sì, gentile con la vicina. Donc. Sois. E si scrive Sois. Qua? Amable avec la voisine. Sois amable avec la voisine. Quindi sì, carino con la vicina. E l'ultima? Oui, vas-y. Ok. Tu hai del coraggio? Del coraggio? Bene. Che cosa dobbiamo fare, Najla? Dobbiamo trasformarlo in un ordine. Quindi, abbi coraggio. Benissimo, brava. Ad coraggio. Come lo scrivo? As. Attenzione, è irregolare. Lo so, sarebbe troppo semplice così. Come lo scrivo? Provo a ragionarci. No, è difficile arrivarci per ragionamento, perché è totalmente irregolare. Yes. Non sapevo. Aie du courage. È chiaro adesso com'era l'esercizio? Sì. Bon, maintenant, je vais demander à Stéphane quels sont les outils numériques que tu utilises le plus souvent. Voglio sentire più parlare. L'outil numérique que j'utilise le plus, le téléphone. Mm-hmm. Je l'utilise pour parler à mes amis. Te lo uso per parlare con i miei amici? Sì, non c'è bisogno che traduci. Ah, ok. Parte d'app important, envoyer de voix, ou. Mi confondo sempre, come si leggeva OU? Oui. No. OU si legge U. Ah, ecco. OU for de fila. OU faire de? De fila. C'è qua? OU faire de? De fila. Che volevi dire? E per fare i compiti. Ah, les devoirs. Devoir sono i compiti. J'importe toujours avec moi. Mm-hmm. D'accord, ça suffit. C'est un show fondamentale. È una cosa fondamentale perché lo porto. Mm-hmm. Je dirai che ci passiamo una gran parte della giornata all'utilizzare, cioè passo una gran parte della giornata utilizzandolo, cioè oui. Usandolo. D'accordo. Bene, Stefano. È proprio la lettura è così, io non ho mai fatto francese, solo alle medie, in seconda. Ça va très bien. Noemi, e tu? Che sono le outils numériques che tu utilizzi le più? Noemi, sei là? Noni. Bon.
sei o no, Noemi? Aspetta. No, non è pala. Luisa, e tu che sono le utili numeriche che ci utilizzano? Ora ascoltiamo anche Najla e Anna. Però guarda, non chiami me perché io non l'ho fatto, non riuscivo a farlo. Ho riscontrato veramente tante difficoltà nel fare l'ultimo, soprattutto. Ma che cosa ti chiedo? Possiamo farlo ora. E della lettura che avevate, abbiamo visto l'altra volta in classe, che avete per caso. Che sono le utili numeriche? Sono gli strumenti informatici. Quindi ti chiedevo quali strumenti informatici o tecnologici utilizzi. Beh, il telefono. Voilà. Attenzione che si dice le portable. Le portable. Voilà. E pur qua, tu lo utilizzi per qua, est-ce que tu l'utilizzi pure a lei su internet, per esempio? Puoi ripetere, prof. Tu lo utilizzi pur a lei su internet? Oui. D'accord. E qu'est-ce que tu fais sur internet? C'était ça la question. Comment tu utilises les outils? Prof, ascolto, cioè io ascolto, come si dice? Écoute, j'écoute. J'écoute la musique. Mm-hmm. Et... Est-ce que tu l'utilises pour aller sur les réseaux sociaux? Tu l'utilizzi pure a lei sulle réseaux sociaux? Ti manca il vocabolario dell'unità, l'altra volta eri assente forse? Non lo so, forse. Venerdì scorso? Non mi ricordo, forse non c'eri. Che abbiamo visto tutto questo vocabolario. Bon, le réseaux sociaux, ci dice Najla che cosa sono? Puoi ripetere, prof? Le réseaux sociaux, che cosa sono? Come si scrive? Anas, se sono qua le réseaux sociaux. Bon, c'est moi qui vous le dis. Facebook, Instagram, TikTok sono dei réseaux sociaux. Voilà. Social. I social, voilà. Et donc, e perché non l'hai detto, Stéphane? Najla, alors, quels sont les outils numériques que tu utilises? Sono, ok, de portable, e basta, perché si è rotto il computer, quindi lol. D'accord, bene. Perfetto. E comment tu l'utilises, le portable? Per qua? Portable per chiamare, come si diceva? Lo sapete, perché quando dite io mi chiamo, lo dite. Je m'appelle. Quindi, pour appeler, voilà. J'ai mis amis. Mes amis. Mes amis. Anas, tais-toi, s'il te plaît. D'accord, pour appeler tes amis. Come si dice studiare, voi lo sapete. Estudier. Estudier, d'accord. Bon, lo uso solo. C'est tout. Parfait, très bien. Et toi, Anas? Alors, j'utilise mon téléphone et mon tablette pour... Ma tablette, c'est féminin. Ma tablette, mm-hmm. Oui. Pour étudier. Ouh là là! C'est tout! Seulement ça! Je crois pas, hein? Et pour regarder série... Comment se dit-tu? TV. Des séries. Pour regarder. Par exemple, quelle est la série que tu regardes maintenant? Pour maintenant, je regarde une anime ou un anime. Si. Ah, je sais pas. C'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Et One Piece. Non, ça c'est
Ah, One Piece, oui. Me lo conosco nei pa. Ah, lo conosce? Bello, Lance. Oui. Molto bello. D'accordo. Non aspettavo. Ah, boh, oui, mais One Piece è connu. Bon, okay. D'accord. Allora, merci, perfetto. Aggiungiamo quindi l'ultimo tassello all'imperativo, così è fatto ed è, abbiamo visto tutto dell'imperativo. Allora, quindi, ricapitolando, Melissa, come si forma l'imperativo? Affermativo? Si forma togliendo il soggetto davanti. Giusto. E mettendo il verbo come se stesse dando un ordine. Ecco. Quindi sì, a che tempo? Al presente. Al presente, bene. Quali persone ci sono all'imperativo? Ci sono tutte le persone? Il voi e il noi. Benissimo, tu, noi e voi. E si forma riprendendo la forma del presente. Qual è l'eccezione? Abbiamo detto i verbi che finiscono in er, che cosa hanno di diverso? Non si trasformano, diciamo. In che senso? Se voglio dire mangia. Mangere. Devo riprendere... Manger, devi scrivere manger. No, mange. E come lo scrivo mange? Mange. Mange, però il presente è manges, quindi che cosa succede ai verbi del secondo gruppo, ai verbi del primo gruppo? Si toglie la parola finale, tipo si toglie la S finale o la R. Perdono la S, solo i verbi che hanno l'infinito in ER perdono la S. E poi abbiamo visto due verbi irregolari, quindi il verbo essere e il verbo avere, che sono i casi irregolari, ce ne sono pochi i casi irregolari, quindi tutto il resto, basta sapere il presente e sappiamo fare l'imperativo. Che cosa succede alla forma negativa? Che... Come si farà? Ora lo vediamo insieme. Allora, riuscite a vedere il mio schermo? Sì. Bene. Allora, leggiamo qui. La forma negativa si forma mettendo n prima del verbo all'imperativo e pa dopo. Quindi, molto semplice. Basta sapere come si fa la forma negativa in generale in francese. Vi ricordate, l'abbiamo già vista. La ripetiamo così anche Sergio la segue insieme a noi. Allora, abbiamo detto, anzi, ce lo dice Najla, come si fa la forma negativa in francese? Qual è la struttura? Bene, quindi si mette il soggetto, poi si mette il n, poi si mette... Il verbo e poi pa. Il verbo e poi si mette il pa. Benissimo. All'imperativo che succede? Si riprende la forma affermativa e si metterà prima il n e poi il pa. Quindi molto semplice. Quindi se avevamo detto mangia, quindi per esempio mange, come lo trasformerò alla forma negativa? Non mangiare. Je ne mange pas. Allora, la cosa da aggiungere non è il soggetto, basta aggiungere le due paroline magiche della forma negativa, che sono il n e il pa. Quindi metterò prima il n, poi riprendo il verbo, mange, e poi metto il pa. Non mangiare, non mange pas. Perché è un po' diversa? Perché vedete in italiano, io in italiano uso l'infinito, non mangiare. Non dico non mangia, quindi uso un'altra forma, un'altra struttura per dare l'ordine negativo. Invece in francese si usa il presente, si usa il verbo al presente. Quindi, se voglio dire non disturbare, disturbare non conoscete il verbo, non parlare ad alta voce. Allora, come dirò? Facciamo prima la forma affermativa. Come dirò? Parla. Parla.
Parl, scritto così perché è un verbo che è all'infinito ed è primo gruppo. Quindi abbiamo detto che i verbi del primo gruppo perdono la S alla seconda persona. Quindi parl. Come faccio a dire non parlare? Ne parlo. Fa. Ne parlo e fa. Ok. Non siate cattivi. Come dirò? Non siate cattivi. Cattivi si dice méchant. Ne vu. Aspetta Najla, facciamolo fare a qualcun altro. Qual è la forma siate cattivi, come diremmo? Stefan, quando Stefan non parla c'è qualcosa che non va, non ha capito. Ci sei Stefan? Sì, prof. Allora, facciamo questa frase. Dobbiamo dire non siate cattivi. Oh, non siate cattivi? È cattivo come si dice? Méchant. Méchant. Non siate. Facciamo prima la forma affermativa, così ci viene più semplice. Posso però. Aspettate. Proviamo a farlo fare a Stefan. Poi intanto pensateci. Allora, voi siate. Quindi? Non lo so. Guarda, il verbo essere ha la forma dell'imperativo irregolare. Oh, bravo. Soyez méchant. Ora, come faccio a dire non siate cattivi? La forma negativa. No, prima il n, poi il verbo e poi il pa, quindi n. Voilà, ne soyez, manca qualcosa? Méchant. Qual è la forma negativa? Non ci dimentichiamo la seconda parolina, quindi Stefan. Ne soyez, pa. Méchant. È chiaro? Buono, sì. Vi do l'esercizio e diventerà chiaro. Ok, allora, se non avete altre domande, je vous dis au revoir. È tutto chiaro? Sì. Facendo gli esercizi poi vi verrà più automatico. Bon, d'accord. Alors, bonjour, vous avez terminé? Avete finito? O vous avez ancora dei cours? No, prof, niente, prof. Ah, abbiamo ancora qualcosa? No. Bon, donc vous allez déjeuner. Vous allez déjeuner. C'est quoi le déjeuner? Finito. No. Moi. Finito giorno. Il giorno vuol dire giorno. Mattina. No, le déjeuner. Ah. Il pranzo, raga. Merci beaucoup. Le déjeuner e il pranzo. Le petit déjeuner è la colazione, le déjeuner e il pranzo. Bon, le déjeuner avec le chocolat. Au revoir. Le déjeuner avec le chocolat. Oui. Pranzo con cioccolato. D'accord. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.